2024 a Pasquale Bergamaschi, apprezzato musicista prima, valente giornalista poi e testimone lucido delle vicende politiche e sociali della città degli ultimi decenni. Ha messo a servizio della comunità sanmentese le sue doti di competenza e capacità comunicativa, non tirandosi mai indietro quando si è trattato di esortarla a guardare con coraggio al futuro. La città riconoscente lo ringrazia e lo premia. Un rappresentante della città che amo, la Follia, San Benedetto. Ho avuto pro e contro dai San Benedettesi, mi hanno criticato, mi hanno ingiuriato, però io ricordo bene ai San Benedettesi perché sono un San Benedettese Loc e ringrazio appunto la città per questo gran pavese rosso blu che mi è stato assegnato. Grazie poi di tutto per il fatto che io sto qui a rifare la carrozzeria, come si suol dire, e quindi mi aspetto di vederci a San Benedetto e di brindare a questo riconoscimento che merito, ma non lo so, io penso di sì. Sì, tutto meritato, io ti do anche la pergamena, dove potrai tenerla a casa, ma è un riconoscimento, una pergamena veramente molto bella e significativa. Il premio, il riconoscimento, sappi che è stato assegnato da una giuria del sindaco e di ex sindaci e dei consiglieri comunali, quindi siamo stati tutti concordi nell'assegnarti questo riconoscimento, soprattutto per la tua attività che io conosco benissimo perché nella mia gioventù ti ho visto fare il musicista, il giornalista, apprezzatissimo giornalista, anche scontroso per certi versi, però sempre in una scontrosità costruttiva, e questo è quello che tutti i sanmentesi hanno detto e hanno raccontato. Ti ho trovato bene, veramente, l'ho detto anche prima, ti ho trovato in perfetta forma e sappiamo che fra un po' ritornerai a San Benedetto e dovremo tornare allo stadio a vedere la nostra sanmentese, che sarebbe anche ora. Giustamente. Che voi non so se abbiamo voluto portare fortuna. Dobbiamo cominciare a tornare allo stadio e portare fortuna alla nostra squadra. Ti lascio anche la pergamena. Grazie sindaco, di nuovo. E ci vediamo stretta di mano? Certamente.